C'è Marcucci che sta per parlare. Costantemente. Lei mi deve far parlare. Le chiedo di dare lo stesso tempo che ha dato alla Lega, al Partito Democratico, che non sono i 10.000. La ringrazio. Io voglio esordire con questo. Signora Presidente, poi lei dovrebbe richiamare anche nello stesso modo, sa? Dovrebbe richiamare i parlamentari che interrompono nello stesso modo, ma mi lasci parlare. Se vuoi l'avverto io quando rumoreggiano. Senta, signora Presidente, mi avverta anche quando urla la Bellanova, che la sento costantemente. Signora Presidente, gentilmente posso fare il mio intervento? Mi permette di fare il mio intervento? Grazie. Allora, intanto io esordisco scusandomi, perché ieri è stata una giornata difficile. I toni che si sono assunti durante la riunione dei capigruppo sono stati pesanti e, lo dico da parte mia, anche eccessivi. Anche eccessivi. Quindi le chiedo scusa, perché non è quello forse il modo corretto, ma ovviamente i temi da discutere sono delicati, le regole vengano interpretate. Evidentemente il Partito Democratico e la Presidenza del Senato avevano una visione rispetto al regolamento molto diversa, però i toni sono stati comunque non quelli degni di una riunione così delicata. Detto ciò, signora Presidente, cari e autorevoli colleghi rappresentanti del Governo, il momento è molto delicato per il Paese e credo che non si possa ascoltare una dose così intensa e importante in termini quantitativi di bugie e di offese nell'Aula del Senato. A parte i dati estetici che sono incontrovertibili, ministro Salvini, lei è sicuramente il più abbronzato. E è il più abbronzato perché è l'unico che è stato molte giornate, molte settimane in vacanza. Però non è questo il tema che mi appassiona, non mi appassiona lo scooter della polizia, il motoscooter utilizzato per il divertimento e quant'altro. Quello che mi appassiona è che il pulpito dal quale viene la predica, per esempio rispetto alla quantità di lavoro, sia il ministro Salvini, il più assenteista del Parlamento europeo quando c'è stato, assenteista nel Parlamento italiano. Capisco anche che non conosca bene le regole, i tempi, i meccanismi, del resto non l'ha mai frequentati. Assenteista al Viminale, perché le sue giornate passate a assicurare la sicurezza degli italiani sono pochissime, del resto doveva fare la campagna elettorale full time. Doveva fare la campagna elettorale e non aveva quindi le giornate a disposizione per gli italiani e per la loro sicurezza. Credo siano brutte abitudini, credo che siano esempi terrificanti per il nostro paese. Per noi oggi è una bella giornata, perché mettere fine alla vita di questo governo a trazione Salvini e Lega è una benedizione per l'Italia, è una liberazione per l'Italia, è una liberazione. Hanno governato male e l'agenda dettata da Salvini ha precipitato l'Italia esattamente dove siamo oggi. È sua la responsabilità. Capisco che abbia l'ansia dell'antirenzismo. Tale è forte quest'ansia che si è dimenticato di essere stato lui il capo del governo per un anno e quattro mesi. È lui che ha la responsabilità in particolare di quello che è successo alla nostra economia, alla nostra occupazione, alle nostre istituzioni che lui ha continuamente deriso e calpestato. Anche nelle ultime ore, con minacce pesanti nei confronti del Parlamento, nei confronti delle istituzioni, anche il modo col quale si è posto oggi. Ieri c'è stata una capogruppo, ha prevalso una richiesta a maggioranza, che è quella di rispettare il Presidente del Consiglio, che noi abbiamo fortemente avversato. Ha chiesto di essere ascoltato, di dare comunicazioni alle aule e noi riteniamo che sia giusto ascoltarlo e diamo per scontato che dopo quelle comunicazioni ci sarà finalmente la crisi di questo governo.
Credo che addossare ad altri la responsabilità dei danni fatti sia un falso pubblico molto grave nei confronti degli italiani. Credo che essere sommersi continuamente da una falsa, mendace e pericolosa disinformazione sia da parte di un ministro degli interni una cosa gravissima. Credo che altrettanto grave sia aver fatto un subdolo tentativo di andare immediatamente alle elezioni nell'interesse di parte, gestendo come ministro degli interni di parte le elezioni. E le sue parole, ministro Salvini, ci hanno preoccupato, ci continuano a preoccupare. Lei, ministro Salvini, non ha paura di noi. E fa bene, perché noi crediamo nelle istituzioni della democrazia. Però mi permetta, ministro Salvini, quando l'ascolto, quando fa le dichiarazioni al Paese, io invece qualche volta ho paura di lei. Ho paura dei suoi modi, ho paura delle cose che dice, ho paura degli obiettivi che ha, ho paura dell'Italia che lei vorrebbe. E quindi difendo le istituzioni, difendo il Parlamento, difendo le regole e apriremo questa crisi con i tempi, con i modi dovuti, nel rispetto della democrazia, nel rispetto del nostro Paese. La Costituzione, signora Presidente, è il nostro faro e io le chiedo con il cuore, con il senso dello Stato che deve caratterizzare tutti i membri di questo Senato e di questo Parlamento. Le chiedo come cittadino italiano di svolgere fino in fondo la sua funzione di Presidente del Senato, di seconda carica dello Stato, di essere al di fuori della partita, di garantire le regole. Abbiamo votato, il Partito Democratico è a favore della decisione presa a maggioranza ieri nella Capigruppo e quindi ci comporteremo di conseguenza nella votazione dell'Aula. Grazie, signora Presidente. Quindi abbiamo sentito Marcucci, il capogruppo del Partito Democratico.